Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, dato che ho un po' di tempo, ho intenzione di fare un attaccapanni recuperando le tavole dei bancali del pellet. Lo farò intenzionalmente grezzo, perciò facciamo la sigla e poi vediamo cosa ne salta fuori. Ok, prima di iniziare ci mettiamo in sicurezza con la maschera filtrante e le cuffie antirumore. Ok, la mia intenzione, dato che queste tavole non sono dritte, ma intenzionalmente potrei anche raddrizzarle qua col vapore, però le voglio tenere così. E l'intenzione è fare questo come appoggio da rivolgere verso il muro, insieme a questa. Dopo andare ad attaccare con la colla e fare un ripiano sopra in questo senso. In questo senso. Dopodiché ci metterò qualcosa sui lati per rinforzarlo. In modo così avere l'attaccapanni qua e dopo poter appoggiare, che ne so, i caschi proprio sopra. Adesso vado a fare alcuni fori per attaccare i vari tasselli, incollo il tutto e andiamo avanti quello.
Ok, adesso ho incollato le tavole. Sono ancora un po' indeciso su quale parte usare per quella che è rivolta verso la parete. E anche non sono convinto, forse lascerò. All'inizio volevo lasciare questi fori creati dai tiriti, volevo coprirli. Ma forse adesso penso che le terrò così. Vedremo. Adesso lasciamo che si asciughi il tutto. Probabilmente domani rinizierò con questo piccolo lavoro. Altro giorno, altro lavoro. Oggi andremo a fare il lavoro un po' di rifinitura, dopo che le tavole si sono attaccate, dopo un po' una bella impresa attaccare appunto perché erano storte. Perciò andremo a smerigliare ancora un attimo e grattare un po' le bavature, dopo che facciamo la verniciatura e via. Thank you.
Bene, adesso andiamo a bruciare un po' il legno, così prende un effetto carino. Dopodiché faremo una bella passata impregnante. Una volta fatto questo, ci metteremo anche una verniciatura con la gomma lacca. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I had you home, I'm right for all that you. Bene, dopo averlo bruciato, questo è il risultato, questa è la parte posteriore. Ed eccolo qua. Direi semplice, però carino. Dopo con la gomma lacca sarà ancora molto più, cioè le venature verranno risaltate molto di più. Inizialmente volevo mettere dei bordi qua sopra, però penso che lo lascerò così e eventualmente posso sempre metterle dopo, se vedo che avrò bisogno. Andiamo avanti con i lavori, adesso faremo una bella impregnatura con dell'impregnata all'acqua. Lasceremo asciugare, una volta asciugato passeremo la gomma lacca. Naturalmente dopo metteremo degli appendini, che sono questi qua, li metteremo circa così. Più o meno così. Questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Dato che mi sono dimenticato di preparare la gomma lacca per finire la verniciatura, mi porterò avanti con le misure per fare i fori per attaccare al muro e dopo che le distanze per mettere gli appendini, nel frattempo che appunto la mia gomma lacca si riesca a sciogliere e dopo riuscire a utilizzarla. Non so se oggi riuscirò a farlo, probabilmente dovrò riprenderlo ancora domani. Peccato, va bene, distrazione, ma comunque abbiamo qualcosa da fare lo stesso. Perciò adesso andrò a misurare, fare probabilmente due fori alti e dopo li coprirò con qualcosa. Dopo prenderò le misure per mettere gli appendini e dopo ho finito, mi manca solo la verniciatura, perciò ve lo farò probabilmente vedere alla fine il lavoro fatto. Well,
for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mindset? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Every single second I just feel like I should say that I'm so glad I could. Ecco, adesso la situazione è questa. Ho attaccato i vari gancini. Ne ho fatto la copertura per il foro. Dopo che ci metterò questo per coprire i vari ganci. Domani faremo la verniciatura e dopo che attaccherò il muro. Quarto giorno. Adesso procederemo a staccare di nuovo gli appendini e iniziamo la verniciatura. Ok, il lavoro l'abbiamo finito, questo è l'attaccapanni, come vedete, semplice, ma spero che sia funzionale. Naturalmente andrà così. Dopo che per coprire i fori ci metterò questi fori qua, ci metterò queste piastrine così, adesso non so, là così, che si confonde un po' con le venature. Pensavo che risaltasse un po' di più queste incisioni, ma va bene, dai. Non mi sembra male. Spero che questo video di bricolage vi sia piaciuto, se per caso vi piace questo tipo di format fatemelo sapere nei commenti, come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un bel mi piace e perciò ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Questo è il risultato fissato al muro.